innanzitutto Grillo ha fatto il comico fino a un certo punto, poi a un certo punto si è dedicato al suo blog e l'ha chiusa definitivamente con la comicità, eccetera. Però gli è rimasto chiaramente un grande talento nel saper comunicare, perché quello è anche talento, è passione e anche talento nel saper comunicare con la gente in una maniera nuova, non più il politico, vabbè, io ne feci uno sempre teso al miglioramento, sempre teso alla, sempre teso. No, Grillo va là, piglia e mena. Cosa dice Grillo? Grillo in sostanza io credo che dica bene, benissimo, delle cose che alla fine tutti noi pensiamo. Però lui le sa dir bene in maniera molto trascinante. Quindi qual è la differenza? La differenza è questa, che Grillo smette di fare il comico, però ogni tanto la battuta, Gargamella, le cose gli esce fuori. Sordi non ha mai fatto politica, Sordi era democristiano, Sordi era proprio il classico democristiano, non so, mi pare che se non l'ha detto l'ha fatto capire. Quindi Sordi cosa ha fatto? Ha rappresentato dei difetti atavici degli italiani. Qual è stato il problema di Sordi? Il problema di Sordi è che la sua maschera era talmente simpatica, accattivante, travolgente, comunicativa, che alla fine è stato imitato dagli italiani. È stato imitato, quindi il suo effetto di antibiotico non è arrivato perché era una maschera che tutti volevano imitare con la maschera. Quindi anche quando lui faceva dei film importanti come Una vita difficile, come Tutti a casa, come La grande guerra e compagnia bella, alla fine lui denunciava determinate cose, però il personaggio Sordi era più importante della denuncia che stava facendo, aveva dei tempi recitativi che in quel tempo nessuno si sarebbe mai immaginato, perché all'epoca c'era l'Accademia d'Arte Drammatica, c'era l'impostazione. Sordi praticamente cosa ha fatto? Ha scardinato tutte le regole dell'Accademia è diventato un futurista, un uomo di estrema, grande avanguardia in qualche modo. Quindi erano tutti entusiasti, erano tutti ammirati da quest'arte, quindi no, Grillo è un'altra cosa. Grillo allo stato attuale è un politico, non lo ritengo più un comico. Certo, quando si mette lo scafandro là ritorna a essere comico, però mi interessa meno, non vorrei più vederlo con lo scafandro. Mi piace quando a me Grillo personalmente mi ha molto colpito quando ha parlato una sera, l'ho visto, ha parlato pacatamente, mi ha fatto incredibilmente un effetto molto molto maggiore di quando perché è un po' questo suo modo di sottolineare, di aggredire, di ormai lo conosco, però lui pagato che parla in maniera molto luce così, francamente io non l'avevo mai sentito e sono stato là quasi colpito. I suoi discorsi erano assolutamente molto razionali, molto giusti, quindi, però non farei una differenza tra Sordi e Grillo, perché Sordi è stato attore fino all'ultimo e non ha mai fatto politica, era proprio la non politica Sordi, era cattolico, era democristiano. Adesso vediamo cosa succederà. Grillo è un'altra cosa, si è votato invece alla politica e ha un suo movimento, quindi sono due cose completamente diverse.